Bentornati di nuovo su Radio Coop 76, la radio di Confcooperative Viterbo, e bentornati con la rubrica dedicata alla sicurezza sui posti di lavoro, rubrica gestita da Paolo Fiorenzo, che è di nuovo accanto a noi. Ciao Paolo. Ciao Daniele, un saluto a tutti voi. Oggi parliamo di sicurezza alimentare. Cosa bisogna fare per evitare un'intossicazione? Partendo da una notizia di cronaca uscita nei giorni scorsi, 5 studenti intossicati dopo aver mangiato lasagne, ed è successo proprio in provincia di Viterbo, ad Ischia di Castro, dove 5 alunni di una scuola media sono finiti al pronto soccorso per una probabile intossicazione alimentare. La scolaresca si sarebbe recata a Roma per una gita, fermandosi successivamente in un ristorante, e all'uscita da questo ristorante, nel giro di poche ore, così sembra, gli studenti sarebbero andati incontro ad una intossicazione alimentare. Ecco, la prima domanda, Paolo: che cosa fare per evitare le intossicazioni alimentari? Quali sono le regole da rispettare, e soprattutto cosa non va toccato? Sì, Daniele, con questa notizia entriamo nel campo della sicurezza alimentare. La nostra rubrica si occupa di sicurezza in generale, quindi oggi affrontiamo il tema della sicurezza alimentare. Purtroppo capita ancora oggi che molti, ristoranti, molti agriturismi, molte attività che erogano alimenti al pubblico, magari non seguono completamente le regole che sono dettate dal famoso pacchetto igiene, quindi dal metodo HACCP, di cui avevamo già parlato in una precedente puntata, E, innanzitutto, le intossicazioni, in senso lato, si possono distinguere in 3 tipologie diverse. Vengono classificate come tossinfezioni alimentari, o come intossicazioni vere e proprie, oppure come infezioni alimentari. Dov'è la differenza? La differenza è che le tossinfezioni alimentari sono quelle sindrome che sono conseguenti al consumo recente di alimenti contaminati da agenti patogeni e dalle loro tossine. Perché molti agenti patogeni al loro interno hanno delle tossine. Le tossine sono una forma di resistenza. Nel momento in cui l'agente patogeno muore, la tossina rimane in vita, tra virgolette. Nel momento in cui la tossina si ritrova nelle condizioni ideali per poter generare un agente patogeno, la tossina si trasforma, tra virgolette, in agente patogeno e continua così ad infettare gli alimenti. L'altra sindrome è appunto la vera e propria intossicazione, quando la sindrome è determinata da alimenti che sono contaminati da una o più tossine prodotte appunto dal microorganismo, che possono anche non essere presenti nell'alimento al momento dell'ingestione. In ultima analisi, l'ultima sindrome è quella dell'infezione, quando appunto la causa della malattia va imputata alla presenza del microorganismo presente nell'alimento, quindi c'è proprio la presenza fisica del microorganismo sull'alimento. Queste sono le 3 classificazioni, delle intossicazioni alimentari. Ci sono poi tutta una serie di accortezze che vanno tenute da conto per evitare le contaminazioni degli alimenti. Partiamo innanzitutto dal presupposto che tutti gli alimenti, come tutti gli oggetti, sono contaminati. E quali sono le vie di contaminazione? Allora, la contaminazione, per esempio, può essere primaria o secondaria. Per contaminazione primaria si intende, la superficie degli animali o delle piante è contaminata. Il suolo può provocare una contaminazione primaria, l'aria, ma anche l'acqua. Quindi il semplice contatto di un alimento con l'acqua, per esempio, facciamo l'esempio del nostro caso qua sul Viterbese, che è ricca di arsenico, l'acqua contamina l'alimento che noi andiamo a lavare con l'acqua ricca di arsenico. È vero che in questo caso non si sta parlando di una intossicazione, non causa intossicazione, causa tutt'altro, però quella è una fonte di contaminazione primaria.
E, mentre la contaminazione secondaria è quella che, per esempio, è data dagli ambienti dove vengono trattati gli alimenti. Per esempio, possono essere i coltelli con cui noi tagliamo i cibi, possono essere, diciamo, il tavolo dove vengono appoggiati i cibi. E altro tipo di contaminazione è, per esempio, quando si mette a contatto un cibo cotto con un cibo crudo. Quella è potenzialmente una grossa contaminazione, perché il cibo cotto, una volta che è cotto, naturalmente tutti gli eventuali agenti patogeni vengono uccisi fondamentalmente, e quindi quell'alimento può considerarsi puro, diciamo, può considerarsi microbiologicamente puro, come si suol dire. Se viene a contatto con un cibo che non è stato cotto e quindi è nella superficie esterna contaminato, quel cibo cotto a quel punto mi ritorna ad essere contaminato. Nel momento in cui lo ingerisco posso causarmi un'infezione alimentare. E i fattori ecologici che determinano invece la contaminazione? Sì, questo, diciamo, riguarda più l'aspetto biologico. Questo perché? Perché diciamo, i microrganismi, appunto, sono agenti biologici, quindi qua si ricade nel rischio biologico di un alimento. E come tutti gli agenti biologici, hanno determinati parametri che vanno presi in considerazione. Per esempio, è importante il pH, perché alcuni batteri crescono a pH basico, altri batteri a pH acido. Senza che entriamo nel dettaglio del pH, tutti bene o male conosciamo, diciamo, l'idea del pH. Sì, io sono quello del pH, esatto. Ricordo la pubblicità che è 5,5, esattamente 5,5, esatto. Mentre generalmente i batteri preferiscono un pH leggermente alcalino, il pH neutro è 7, viene considerato 7. I batteri crescono preferibilmente in un pH leggermente alcalino, quindi tra il 7,2, 7,6, 7,8. E per esempio, se vogliamo fare degli esempi, per esempio gli alimenti proteici, come esempio il carne, il pesce, il latte e i suoi derivati, diciamo, hanno un pH che è leggermente maggiore di 5, più o meno, e vengono definiti, diciamo, non acidi. Quindi i batteri che crescono a questo pH, che proliferano bene a questo pH, sono pericolosi. Quindi bisogna conoscere le caratteristiche sia dei batteri che contaminano che del prodotto contaminato. Perché se io, per esempio, facciamo un esempio per assurdo, parlando di questi alimenti proteici non acidi che hanno un pH superiore a 5, se il batterio che va a contaminare questo alimento cresce con un pH ottimale di 2 e a pH 4, per esempio, non ha capacità di svilupparsi, io posso anche, tra virgolette, buttare questo batterio sopra al mio cibo, perché tanto questo batterio non riesce a proliferare e quindi va incontro a morte, fondamentalmente. Così, questo è un discorso per assurdo, naturalmente. E oltre al pH è importante anche la temperatura. Questo è un fattore molto, molto importante. Allora, la maggior parte dei batteri cresce a un pH ottimale tra i 30 e i 37 gradi e vengono chiamati batteri mesofili. Non so Daniele, se tu sai come si proliferano i batteri. No. Ok. Zero. So che esistono. Ah, i batteri ci sono e che non si vedono, diciamo. Facciamo una parentesi, quindi se no non si capisce bene il concetto. I batteri sono organismi unicellulari, sono di diversa forma, sono sferici, allungati, a bastoncello, insomma di diversa forma, possono crescere singolarmente o anche a colonie. Facciamo l'esempio più semplice: un batterio sferico, a forma sferica. Quel batterio ogni circa 20 minuti si divide in due, quindi da uno ne vengono due, da due quattro, e così, quindi è una crescita potenziale. Beh, ogni 20 minuti, cioè alla fine della giornata, sono milioni. Esatto, in circa 8-10 ore sono più di un milione, quindi ci vuole poco per fare una bella contaminazione. Il batterio, diciamo, si divide ogni 20 minuti se si trova nelle condizioni ottimali. Per esempio, in questo caso, i batteri la maggior parte dei batteri vengono classificati in batteri mesofili. Quindi vuol dire che tra una temperatura di 30-37 gradi hanno il massimo, diciamo, della riproduzione. E 30-37 gradi, per esempio, la temperatura del corpo.
per esempio. Ecco perché insomma il corpo diventa un contenitore, esatto. un proliferatore, diciamo, di batteri. Mostruoso. Esatto, esattamente. Quindi se tu questi batteri mesofili abbassi o alzi la temperatura, loro riducono la velocità di riproduzione, però comunque continuano a riprodursi, non è che... Mentre per esempio se tu li avvicini alla temperatura dello zero, cioè quasi c'è un, diciamo, c'è un arresto della riproduzione, ma non la morte del batterio. Nel momento in cui il batterio torna ai 30-37 gradi, comincia il ciclo di riproduzione. E quando muore un batterio? Un batterio può, può morire, diciamo, quando tu vai a fare un ciclo di sterilizzazione, quindi a temperature elevate oltre i 100 gradi, oppure quando si va a fare, per esempio, a seconda del tipo di batterio, magari dei processi di freeze and thaw, si chiamano, tra virgolette, in cui tu vai proprio a spaccare completamente la membrana esterna del batterio e quindi il batterio va incontro a morte. E perché, per esempio... Diciamo, sono tante cose, facciamo una cosa alla volta. Oltre ai batteri mesofili, ovviamente ci sono anche i psicrofili, che sono quelli che crescono in maniera ottimale alle basse temperature, 20-25 gradi, e i termofili, che crescono alle alte temperature in maniera ottimale, da 50 a 55. Quindi, come puoi vedere, il range di divisione ottimale dei batteri va dai 20 ai 55 gradi. E soprattutto non c'è speranza, perché insomma, non... crescono in tutte le condizioni e non muoiono mai, a meno che uno non sterilizzi. Esatto, esatto. Però nel momento in cui tu vai a sterilizzare, poi che succede? Che quando l'alimento esce fuori dallo sterilizzatore, poi si ritrova di nuovo nella condizione ottimale per i batteri, perché comunque non è che tu tieni sempre tutto a 100 gradi. Diciamo, per non alimentare psicosi, diciamo, voi dovete capire che comunque noi conviviamo con i batteri, il nostro organismo è pieno di batteri, batteri buoni chiamiamoli, diciamo, che anzi che ci sono di aiuto per esempio durante le fasi della digestione, sono batteri che si trovano all'interno del nostro corpo, con i quali conviviamo, con i quali... diciamo si va d'accordo, e che non ci trasformeremo tutti in zombie. Esatto, perché proprio la logica dello zombie, fra l'altro sentendo di parlare mi sembrava di rileggere il libro Io sono leggenda di Richard Matheson, che racconta appunto questa società di zombie vampiri figli di una mutazione genetica dovuta ai batteri, tra l'altro, e proprio descriveva queste piccole cose, insomma, questi piccoli passaggi. E senti, come incidono i batteri appunto sull'alimentazione? Quali danni possono provocare? Come dicevamo prima, Daniele, possono provocare appunto intossicazioni, infezioni, tossinfezioni alimentari, dipende dalla quantità di batteri, perché il cibo che noi mangiamo, cioè, fondamentalmente è contaminato da batteri, non è che non è contaminato, però si trova, diciamo, l'ideale è che quel cibo si trovi ad un livello soglia minore nel momento in cui possa partire la contaminazione. Mi spiego meglio. Tutti i cibi sono contaminati, come abbiamo già detto, qualsiasi oggetto che noi abbiamo qua è contaminato, anche le nostre mani sono piene di batteri, però sono batteri che noi ci conviviamo. Facciamo finta di avere una fettina, noi cuociamo la fettina, quella fettina, una volta che esce dal, diciamo, che noi ce la mettiamo a mangiare, quella fettina è, diciamo, è commestibile, quindi diciamo è priva di batteri. Se noi quella fettina, una volta cotta, la lasciamo sul tavolo per un giorno, per due giorni, che succede? Che quella fettina, arrivano i batteri, iniziano a contaminare quella fettina. Perché il discorso della temperatura che ti facevo prima, che la crescita ottimale dei batteri va tra i 20 e i 55 gradi, questo ha fatto sì che nelle procedure, per esempio dell'HACCP, specialmente nei ristoranti, ci sia l'abbattitore di temperatura, perché il cibo, qualsiasi cibo cotto e lasciato sul tavolo a abbassare la temperatura, fa sì che ci sia una proliferazione batterica. Perché nel momento in cui la temperatura va dai 70-80 gradi, diciamo, nel momento in cui si sta cuocendo, torna alla temperatura ambiente, nel momento in cui si fredda c'è un aumento di concentrazione batterica. Questa concentrazione batterica ha un livello soglia. Se noi consumiamo il cibo sotto il livello soglia della concentrazione di batteri, Non corriamo nessun rischio. Se siamo sopra la soglia, siamo incontro a tossinfezioni o intossicazioni, e probabilmente
sono in corso le indagini, ma quello che è successo ai cinque ragazzi è probabilmente questo. Magari se veramente è stata la lasagna, che la lasagna magari era stata cotta la mattina, era rimasta per troppo tempo esposta ad agenti batterici, c'è stato un aumento della concentrazione di questi agenti batterici che poi hanno causato l'intossicazione alimentare. Per esempio, questa è un'ipotesi. E che cosa va fatto per evitare le intossicazioni da parte di chi si siede alla tavola di un ristorante e vuole, insomma, passare una giornata e anche la settimana successiva tranquilli? Sì, diciamo che purtroppo un cibo contaminato o è fortemente contaminato e quindi presenta muffe, cattivo odore, e quindi è semplice, diciamo, trovare la contaminazione, se no purtroppo non c'è un metodo. Il metodo dovrebbe avere i ristoratori, in questo caso, appunto seguire le procedure HACCP, che oltre alle procedure, diciamo, dal punto di vista di come vengono trattati gli alimenti, c'è anche tutto il discorso delle pulizie dei locali, delle pulizie del magazzino, dello stoccaggio dei cibi in una determinata maniera. Quindi questo purtroppo non dipende dal cliente, diciamo, tra virgolette. Quindi questo dipende più da chi mette in pratica le buone procedure per quanto riguarda l'igiene alimentare. Se vogliamo continuare nei vari altri fattori, oltre al pH e la temperatura che abbiamo preso in considerazione, ecco qua, per quanto riguarda la temperatura, tu mi chiedevi quando è che si uccidono i batteri. Quindi, diciamo, oltre i 100 gradi c'è l'uccisione dei microrganismi, quindi siamo a livello di sterilizzazione. Però, come ti dicevo, nel momento in cui tu togli il cibo dallo sterilizzatore, tra virgolette, quello si ritrova nelle condizioni in cui i batteri possono attaccare il cibo. Diciamo, intorno ai 65 gradi c'è il discorso della pastorizzazione, quindi c'è la distruzione della maggior parte della carica microbica, quando si parla del famoso latte pastorizzato. Tra i 10 e i 65 gradi c'è il rapido sviluppo microbico, quindi questo è il motivo per cui nei ristoranti, perché a casa uno può anche comprarselo a casa, ma comunque ha un costo, c'è appunto l'abbattitore di temperature. E tra i 4 e i 10 gradi c'è il rallentamento della moltiplicazione microbica, e quindi si parla di refrigerazione. Dai 0 gradi in giù c'è un arresto della moltiplicazione della maggior parte dei ceppi patogeni, praticamente quasi di tutti. Perché, per esempio, faccio una piccola parentesi, si dice sempre che il cibo congelato, una volta scongelato, non va decongelato? Non solo per un discorso di qualità organolettiche che comunque vanno deteriorandosi, ma anche per questo concetto, perché una volta che il cibo viene scongelato, viene si carica di carica batterica, quindi a batteri. Se tu lo vai a ricongelare, non è che tu uccidi quei batteri, ma tu vai a ricongelare un pezzo di carne, per esempio, che è ricco di batteri, che lui aveva già prima di essere congelato per la prima volta, che ha poi successivamente per la seconda volta, e così dicendo per la terza e per la quarta, fino a che si arriva al livello che si va sopra soglia nel momento in cui viene scongelato e cucinato per l'ultima volta, e quindi causa infezione. Un altro fattore importante è la concentrazione di acqua, perché i batteri, come tutte le forme viventi, hanno necessità di acqua per la riproduzione. Quindi cibi che sono ricchi di acqua sono più sensibili ad essere attaccati, tra virgolette, dai batteri. Quindi i batteri proliferano in maniera migliore su cibi che hanno una concentrazione elevata di acqua. Per esempio, diciamo, la concentrazione di acqua viene calcolata come l'attività dell'acqua, il parametro esatto. Quindi quegli alimenti freschi, che come per esempio la carne fresca, le uova, il pesce, che hanno una attività dell'acqua che è maggiore di 0,95, diciamo il valore va da 0 a 1 fondamentalmente, permette lo sviluppo di tutti i microrganismi, e quindi è facilmente alterabile. Quindi, se voi pensate, come si dice il detto, il pesce il giorno dopo puzza, questo è vero, perché il pesce è ricco di è un cibo che ha un'elevata attività dell'acqua e quindi è facilmente contaminabile. Cibi che hanno, diciamo, una bassa attività dell'acqua, come esempio gli insaccati, i formaggi o le marmellate, praticamente
al loro interno c'è l'assenza di forme batteriche e quindi è difficilmente alterabile. Se voi pensate agli insaccati, è difficile trovare un insaccato che diciamo si altera se contaminato da batteri. Praticamente io personalmente non l'ho mai trovato. Poi ci sono quei cibi che sono diciamo alimenti che vengono classificati come alimenti crudi salati, che hanno una concentrazione media di attività dell'acqua, che diciamo non hanno patogeni al loro interno, ma sono mediamente alterabili, vengono classificati come mediamente alterabili. Perché? Perché appunto l'attività dell'acqua è presente. E inoltre altro fattore importante è il tempo, come diciamo prima Daniele, ogni cellula batterica in un'ora, scusa, in ogni 20 minuti si divide in due, quindi più tu lasci il tuo cibo sotto l'azione dei batteri, quindi diciamo più sta il tuo cibo come tempo esposto ai batteri, più aumenta la concentrazione di batteri. E come dicevamo prima, anzi ho detto un milione, invece no, un miliardo, in 10 ore si crea più di un miliardo di cellule batteriche. Un miliardo di cellule batteriche è quasi visibile a occhio nudo, fa una piccola colonietta. Poi altro fattore importante è l'ossigeno, da tenere in considerazione, perché i batteri hanno la capacità di riprodursi in presenza di ossigeno, oppure di riprodursi in assenza di ossigeno, oppure, visto che prima menzionavi quel libro, hanno la capacità di essere aerobi facoltativi, che vuol dire che hanno la facoltà di riprodursi con l'ossigeno o senza ossigeno, a seconda di dove si trovano, e quindi diciamo loro comunque, indipendentemente dalla presenza o dall'assenza di ossigeno, continuano a riprodursi. E questi diciamo sono praticamente i fattori che vanno tenuti in considerazione, che tu come cliente di un ristorante puoi anche non conoscere, però come ristoratore sei obbligato per legge dalla metodologia HACCP ad avere un manuale HACCP a effettuare tutte le procedure che vengono descritte nel tuo manuale. E importante, ora che sto prendendo spunto anche dall'articolo, c'è il concetto di rintracciabilità. Questo perché ora, mentre diciamo i NAS faranno appunto le indagini, avranno la capacità di risalire a dove è stato il problema, perché tutti i cibi sono tracciati. Quando noi andiamo a vedere le etichette, per esempio su qualsiasi prodotto che noi andiamo ad acquistare, quello diciamo è un po' la carta d'identità di quell'alimento, e quindi si sa quell'alimento da dove è venuto, chi l'ha prodotto, come è stato trattato, e quindi tramite il discorso della rintracciabilità probabilmente si arriverà a risolvere il caso e capire veramente dove è stato il problema, se c'è stato un problema magari proprio all'interno del ristorante in questione, magari, oppure c'è stato un problema, per esempio, se sono state veramente le lasagne, magari un problema a livello della carne, magari il problema può, invece che all'interno del ristorante, magari proviene dalla macelleria che ha venduto la carne al ristoratore. E quali sono i rischi di un ristoratore che direttamente o indirettamente, come capita spesso, non rispetta le norme igieniche? Allora, il problema per il ristoratore nasce nel momento in cui lui stesso non ha rispettato le norme igieniche, perché c'è anche, diciamo, oltre alle sanzioni amministrative, si può arrivare anche all'arresto, come tutte le cose, che poi non arresto mai nessuno in Italia, però esatto, però è previsto anche quello. E invece nel momento in cui diciamo si accerta che il ristoratore si è comportato ad hoc, come si dice, facendo tutte le procedure, ma che il problema è a monte, il ristoratore è a posto. Il problema poi è di chi magari ha venduto la carne, magari stiamo ipotizzando, e quindi il problema è della persona prima. Comunque le sanzioni vanno sia da sanzioni amministrative che da sanzioni penali, quindi diciamo in teoria anche la possibilità di reclusione, diciamo. Bene, grazie a Paolo Fiorenzo, espertissimo fra l'altro di batteri, se non sbaglio tu hai fatto proprio degli studi ad hoc, cioè hai fatto biologia all'università. Sì, io sono, no? sì, sono, ti ricordi bene, sono biologo, ho lavorato molto nel campo della ricerca, diciamo, in generale. Quindi insomma conosci. Sì, questo un po'. Cioè, e quindi ti faccio anche una domanda: i batteri potrebbero provocare una mutazione genetica nell'organismo umano? Diciamo se lasciati liberi di agire? No, no.
No, lo escludo. Quindi, per le mie conoscenze lo escludo. Ecco, quindi si limitano soltanto a distruggerlo casomai. Dici, no? Sì, no, vabbè, questo è un discorso molto, molto più ampio. Sì, insomma, le mutazioni, cioè io facevo molte mutazioni all'interno dei batteri. Diciamo, tu vai a inserire dei pezzi di DNA all'interno dei batteri, per esempio, fai tante piccole mutazioni. E che succede? Cioè, se metti un pezzo di DNA, no, no, diciamo, noi utilizzavamo i batteri come mezzo per produrre DNA mutato. Finché non ve li siete trovati in posizione retta davanti, no, due metri dei batteri. No, i batteri possono parlavano pure la vostra lingua. Parlavano la nostra lingua, sì, sì. No, i batteri generalmente al laboratorio vengono utilizzati come mezzo per, diciamo, per produrre, tra virgolette, armi chimiche. Ecco, abbiamo scoperto il vecchio lavoro di Paolo e è saltata la copertura. Esatto. Beh, comunque è indubbio che vengano utilizzati anche nelle armi chimiche, no? Tant'è vero che si parla di armi batteriologiche. Certo, sì, ecco, sì. Le armi batteriologiche come funzionano? Cioè, allora, toglimi sta curiosità. A parte questo, sono esperto, ecco, di armi batteriologiche. Però, beh, quindi sei un biologo e quindi conosci un po' il meccanismo. No, delle armi batteriologiche no. No? Sicuri? Mi trovo impreparato. Sulle armi batteriologiche non sono bravo, non sono esperto, insomma. Ecco, però potrebbero essere questi potrebbe batteri essere, magari sì, esatto, partecipi di un futuro apocalittico, esatto. Vabbè, questo è una cosa che in parte si conosce. Comunque ringraziamo Paolo Fiorenzo sia per la competenza sia per i suggerimenti che ha dato a tutti noi e per il mondo, insomma, che ci ha aperto a fronte di un universo, appunto, come quello dei batteri, che possono diventare un miliardo, sì, e depositarsi tutti sul nostro corpo, cioè un miliardo a testa, in 10 ore. Calcola niente, che un miliardo di batteri è... Dicenzo niente. Niente, nel senso, cioè, i batteri hanno, diciamo, hanno una grandezza che va in micron, si misura. Il micron è 10 alla meno 6 metri, quindi ci stiamo parlando di un milionesimo di metro. E quindi, comunque sia, sono stati dei, come si definiscono, microorganismi? Microorganismi, sì, sì. Sono stati dei microorganismi che nelle epoche passate hanno fatto delle stragi gigantesche, no? Perché sì, poi sì, i batteri sono stati scoperti, diciamo, nella seconda metà dell'Ottocento, se non sbaglio, no? Sì, e all'inizio erano pochi quelli che ci credevano. Sì, i batteri, diciamo, è questo microorganismo che ha la capacità anche di resistere all'agente antibatteriologico, no? Come possiamo definirlo, perché alcuni batteri, per esempio, come diciamo prima, hanno la capacità di produrre tossine, e quindi la tossina è questo, diciamo, è questa parte del batterio che non viene distrutta, per esempio, e quindi quella è capace di mantenersi conservata e al suo interno avere tutte le informazioni necessarie per ricreare un batterio nel momento opportuno, nel momento in cui le condizioni ambientali sono opportune per la crescita del batterio. Quindi uno pensa di aver eliminato tutti i batteri, però non sa che magari quel batterio fa tossine, quindi le tossine sono ancora presenti. Nel momento in cui si ritorna alle condizioni ideali per la crescita del batterio, quella tossina ha la capacità di ricreare il batterio. Quindi il batterio non muore mai, quelli vive che... lotta insieme a noi. Quelli che fanno tossine, sì, è difficile, insomma, esatto, ci vuole proprio il processo di sterilizzazione per eliminare il tutto. E questa cosa, insomma, è a sua volta molto difficile. Comunque, grazie di nuovo a Paolo Fiorenzo. Grazie a te, Daniele, grazie a tutti voi. E grazie ai nostri radioascoltatori, con i quali ci ritroveremo appunto la prossima settimana, sempre per discutere di sicurezza sui posti di lavoro o, come abbiamo fatto oggi, dare consigli sulla sicurezza in generale. Oggi è toccata all'alimentazione, la prossima settimana magari a qualcos'altro. Oppure potremmo aprire anche un discorso proprio su alcuni aspetti della biologia che potrebbero tornare utili anche alle cooperative. Comunque vediamo un po' quello che succede in futuro e che cosa ci riserverà questo futuro. Adesso vi salutiamo, dandovi di nuovo appuntamento alla prossima settimana per la rubrica dedicata alla sicurezza sui posti di lavoro, sempre su Radio Coop 76, sempre la radio di Conf Cooperative Viterbo.